A Villa Lagarina va in scena l'ultima giornata di andata della seconda categoria Girone A. Tra Val Lagarina e Brenta vincono i padroni di casa dopo una partita ricca di colpi di scena ed emozioni, anche se non sono mancate le proteste, ma i biancorossi e i neroverdi si sono dati battaglia fino al 90esimo. I ragazzi di Manica imprimono subito un ritmo alto al match e la prima occasione è a loro appannaggio. Lancio sulla sinistra e conclusione da posizione defilata, para il portiere. I neroverdi rispondono un paio di minuti più tardi, cross alla destra, a rientrare per Baldessari, l'attaccante non controlla. Al nono però il Brenta può godere di un calcio di rigore, Scolaro difende il pallone, serve il compagno, Angheben entra male e commette fallo. Dal dischetto si presenta proprio il numero 7, Scolaro, che calcia con il destro, il portiere piazza, intuisce ma non basta e il Brenta passa in vantaggio dopo 9 minuti. Lo rivediamo qui da un'altra angolazione. Alla mezz'ora però i biancorossi riescono a ristabilire il pareggio, punizione di Campana dalla tre quarti, palla messa in mezzo e serie di batti e ribatti, Parisi non riesce a concludere, ma Folladoro interviene ed è un falco a insaccare in rete il gol dell'1-1. Al 31esimo i locali hanno un'altra grossa chance, la difesa rinvia male, la palla giunge a Folladori, cross sul secondo palo, i neroverdi non intervengono, Folladori prova a calciare, ma l'arbitro fischia posizione di fuorigioco, dubbi sulla posizione di partenza. Il Val Lagarina mantiene alto il baricentro e al 38esimo conquista un calcio di rigore, Parisi prova a difendere il pallone ma il difensore lo atterra, per l'arbitro non c'è dubbio, calcio di rigore. Lo stesso numero 11 si presenta dal dischetto, il portiere interviene ma non riesce a trattenere e allora il Val Lagarina è in vantaggio per 2-1 dopo 38 minuti. Nel finale di tempo i padroni di casa provano in contropiede, Gerola serve Parisi in profondità, la conclusione di destro, Cornella la spazza via. Il Brenta continua a subire, Folladori riesce a tenere un difficile pallone in campo, Campana prova la volée ma la palla termina alta sopra la traversa. Prima del duplice fischio c'è ancora spazio per un'occasione di marca Val Lagarina, cross di Folladori, il portiere sembra intervenire ma la palla gli sfugge e poi la conclusione viene neutralizzata. Nel secondo tempo gli ospiti aggrediscono fin dalle prime battute, cross a rientrare che mette in difficoltà Piazza, Giramonti la intercetta e prova a girare in porta, la palla rimane lì, ancora il compagno che prova a calciare, Giramonti la controlla, Campana chiude tutto. 55 minuti sul cronometro e la difesa neroverde combina un pasticcio. La prendo io, la prendi te, la prende Angheben che si presenta davanti al portiere e conclude con il destro. Folladori vuole controllare ma sotto via, interviene sulla linea. 3 minuti più tardi Angheben cerca il lancio in profondità ma Aldrighetti intercetta e allora il Brenta riparte. Rigotti davanti al portiere viene toccato da Feller. Il contatto sembra fuori dall'area ma per l'arbitro è giallo e calcio di rigore, non punizione come sembra dalle immagini. È un po' presto, ma Scolaro scarta il regalo di Natale e trasforma questo calcio di rigore spiazzando il portiere e pareggiando nuovamente la sfida. Il Val Lagarina non ci sta e attacca subito sulla sinistra, Angheben per Folladori che si gira meravigliosamente, tiro a giro, ma Cornella vola. Al minuto 80 il Val Lagarina torna in vantaggio, calcio d'angolo pennellato per Folladori che stacca di testa troppo solo e insacca la sua personale doppietta e soprattutto la rete del 3-2. Colpo di testa da distanza ravvicinata che si insacca in porta. Nei minuti finali i padroni di casa hanno un'altra chance per allungare ancora, il difensore buca l'intervento, Parisi prova a concludere con il pallonetto ma il portiere respinge. Il Brenta prova a gettarsi in avanti nei minuti finali, ma l'arbitro fischia per 3 volte e il Val Lagarina porta a casa l'intera posta in palio, vincendo per 3-2.